Grazie a Piazza Pulita stasera posso finalmente fare coming out. Sono milanese e sono incazzato. Il pirellone infatti è un simbolo di tutta Milano. Utilizzarlo per fare propaganda significa attaccare e dividere una città. È strano poi come la destra che governa la regione, quella che definisce i graffiti come spazzatura che sporca di scritte i muri di Milano, abbia utilizzato uno dei simboli della città e l'abbia sporcato con una scritta di odio. Una scritta che non offende solo la comunità gay, ma fa incazzare tutti i milanesi. Perché essere milanesi significa essere gay, o etero, o trans, o pugliese, o nero, oppure nerd e brutto. Sì, anche leghista. Per questo motivo trasformare il pirellone in un occhio di Sauron, che è illuminato di omofobia tutta Milano, significa andare letteralmente contro tutto ciò che rende Milano Milano. Accuso la giunta leghista di essere antimilanese e vi spiego il perché. Milano è infatti una città che ha sempre accolto e permesso a tutti di crescere e prosperare, ma non perché Milano sia una città tollerante, no. Semplicemente a Milano non frega niente di te. Tollerare significa infatti accettare di malavoglia di convivere con qualcosa che detesti. I tumori si tollerano. La morte di qualcuno si tollera. Milano ti ignora. Milano pensa che cammini troppo lentamente sul marciapiede, o che stai fermo dalla parte sbagliata delle scale mobili e stai bloccando la fila, o che sei troppo stupido per ritirare in fretta i soldi dal bancomat. Questo è quello che Milano pensa. Perché Milano odia solo chi ci fa perdere tempo. E l'omofobia è un dosso artificiale d'odio, di ignoranza, che ci fa rallentare mentre siamo impegnati nella ricerca della felicità, no? Del resto, i leghisti in regione sono quasi tutti di fuori Milano. E come ci insegna la Lega, non bisogna mai permettere agli stranieri di venire nelle nostre città e imporci la loro cultura inferiore, no? Ma il problema non è comunque solo circoscritto a Milano. Dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme per mettere fine ai cliché sui matrimoni gay. Il capogruppo al Senato della Lega ha paragonato il matrimonio gay a quello tra uomo e cane. Lo stesso ha fatto Sallusti. Oh, analogie come queste ti fanno venire in mente davvero tante domande, tipo, davvero il direttore di un giornale e un capogruppo al Senato ignorano che alla base di un matrimonio ci sta il consenso di due soggetti diversi a sposarsi? Sallusti e il capogruppo della Lega riescono a comunicare coi cani? E i loro matrimoni sono stati consensuali? Ho paura di chiederlo. Ma soprattutto, perché le persone che odiano i matrimoni gay sono così ossessionati dai rapporti sessuali uomo-labrador? Gente, io sono felicemente sposato con mia moglie, sono a favore delle unioni gay e sono etero. E i minuti della mia giornata passati a pensare a uomini che fanno sesso con lessi li posso quantificare in zero. Possiamo dire lo stesso di Sallusti? Beh, dai, non voglio rubarvi altro tempo. In studio avrete sicuramente persone più intelligenti e preparate di me. Voglio solo ricordarvi che lo scopo della destra è quello di dividerci. Vogliono creare nemici, vogliono farci sentire distanti. Vogliono un paese formato da tanti piccoli atolli dispersi nel mare. Preferisco invece seguire quello che scrisse Hemingway. Nessun uomo è un'isola. Ciao.